Signore e signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro. E anche questa sera di venerdì parleremo di storia, ma anche dopo questa puntata che c'è molto da dire e molto da poter denunciare per quanto accaduto con il neonato Regno d'Italia. E come nostra abitudine, però, ci facciamo passare un brevissimo video. Non se voglio subito, ma già cosa lo vestite, ma già mentre a cantare, tutte pronte sto aspettando, la scrittura va a firmare, non appena da Madonna, vago fuori a depussare. Ho scelto un nome eccentrico, Nini Tiramusò. Oh, addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Mi conosco tante tante, che non so chi meglio me, e che lire che brillante, sono tornato dei tournée, a fortuna si è capito, lo spettacolo si fa, che fatica chi è tacita, che risorsa può sperare. Ehi, sapeste smuovete che l'epoca con voi. Oh, 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 addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Oh, oh, perderò il Tiramusò. Benissimo, avete visto una splendida Angela Luce che praticamente canta un pezzo musicale importantissimo, varietà, che guarda l'epoca della Belle Époque, la Belle Époque che esplode a Parigi, ma come al solito Napoli non è da meno, e che si crea la Belle Époque napoletana, che molto abbiamo visto nelle commedie di Edoardo Scarpetta, molto abbiamo visto in alcuni film di Totò che si ambientavano in quel periodo, però quel periodo non era soltanto Belle Époque, ma c'era qualcosa di veramente, posso dire, brutto, e che veniva nascosto dietro questa parvenza di felicità. E oggi parleremo di quando accadde all'inizio del XX secolo, quindi inizi Novecento, cominciato a parlare delle leggi speciali. Leggi speciali che ci spiegherà con molta attenzione un nostro carissimo amico, fedelissimo, che come con la precedente puntata, ci dirà qualcosa di, si può dire, esplosivo? Non lo so, Sì, Enrico, possiamo dire esplosivo? assolutamente, assolutamente. Stasera chi ci seguirà sentirà cose che non ha mai sentito, che vengono nascoste, che non vengono dette, e cose che sono veramente per noi meridionali particolarmente dolorose. Sì, sono cose meridionali perché poi, vi ripeto, dal 1860 smettiamo di essere napoletani per diventare meridionali, però la storia è questa, non possiamo cambiarla. Sì. E anche il periodo di quando Francesco Saverio Nitti scrisse quel documento importante che noi, volevo dire due parole su quel che noi pubblichiamo tantissime volte, però mai menzionato per prima andare al nocciolo Sì. Sì, dell'argomento. Però due parole su Nitti bisogna dirle, Enrico. il libro di Nitti si chiama Nord e Sud e viene pubblicato nel 1900 ed è proprio attorno a questo libro che si crea il movimento del quale parleremo questa sera. Nitti in questo libro fa un'operazione complicatissima, ma anche se vogliamo semplicissima, cioè lui unifica tutti i bilanci dello Stato italiano dal 1860 al 1900 e tra poco vedremo da questo lavoro mastodontico che cosa verrà fuori. Prima di addentrarci in questo periodo e prima di addentrarci sulle conseguenze del libro di Nitti sulla politica italiana, direi di inquadrare questo periodo che va più o meno dal 1912 alla Prima Guerra Mondiale, nel più ampio periodo, nel più ampio rapporto tra lo Stato italiano e il Sud, o se vogliamo tra il Nord e il Sud. Questo rapporto può essere diviso in tre grandi periodi,
il primo periodo va dal 1860 al 1900 e si chiude proprio con il libro di Nitti. E questi sono quei 40 fatidici anni durante i quali il rapporto tra il nord e il sud viene impostato in termini di subordinazione del sud. Ma attenzione, in questi 40 anni il sud si difende perché ha ancora molte risorse, si difende, anzi si difende anche molto bene. Tant'è vero che arriva al 1900 in una condizione di... Enrico, si può dire che si difende, perdonami se ti interrompo, lo sai che io sono uno scolaro discono. Sì. Si difende perché nonostante la devastazione e il saccheggio avvenuto, aveva alle spalle, aveva un passato veramente importante dal punto di vista economico e finanziario, da che ne dicono gli storici prezzolati che affermano che era un paese arretrato. Se era un paese arretrato non poteva resistere così tanti decenni con la sua industria e con le sue finanze, mi sbaglio? Non è che si può dire, si deve dire, perché è proprio così. Il sud si difende dall'aggressione del nord in maniera egregia, innanzitutto perché ha alle sue spalle il Banco di Napoli, ovvero sia una struttura finanziaria solidissima e per l'epoca anche potentissima, che gestisce tutta l'economia del sud e trasforma l'economia del sud da un'economia proto-industriale, quale era l'economia del sud nel 1860, ad un'economia industriale, ad un'economia agricola. E poi si difende moltissimo il sud, anche perché comunque la classe imprenditoriale non sparisce nel nulla. Comunque scusami Enrico, ti devo interrompere un'altra volta. Hai detto una cosa santa, un paese industrializzato che era agli albori, comunque di fatto di altissimo livello, che nel 1860 produceva soprattutto New Economy per l'epoca, come spesso abbiamo potuto vedere negli studi, e che riusciva a concorrere in Europa nonostante non avesse materie prime, con l'altissima qualità dei prodotti che riusciva a produrre, col manifatturiero di qualità. Quindi il Banco di Napoli è stato bravo a trasformare rapidamente una economia proto-industriale che era stata disintegrata dall'invasione piemontese, a convertirla in agricola. E sì, questo è stato un grande merito, soprattutto... Sì. Quindi diciamo che alla fine volevano affossarci, l'hanno fatto oggi, ma si sono ritrovati comunque un territorio che è riuscito immediatamente, in maniera camaleontica, in maniera veloce, a trasformare la sua capacità economica e industriale. Scusami, ma sì, ci tenevo a fare questa precisazione. No, questa è una cosa importantissima, perché dopo l'unità, a partire dal 1887, l'Italia diventa un mercato chiuso. Nel senso che nel 1887 vengono varate le leggi sui dazi doganali, con le quali le nazioni straniere non possono più importare in Italia i prodotti industriali, in particolar modo la Francia. E a quel punto l'economia italiana diventa un'economia chiusa, un mercato chiuso, ma in questo mercato chiuso è vero che il sud diventa la colonia di sfruttamento degli industriali del nord, ma i prodotti alimentari in buona misura vengono prodotti nel sud. Cioè, oggi, tanto per farmi comprendere, se andiamo in un supermercato a Napoli oppure qui dove sto io in Calabria, l'80% dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono prodotti del nord. All'epoca no, all'epoca nel sud si consumavano prodotti del sud, e anche al nord in buona parte si consumavano prodotti del sud. Questo perché? Perché il Banco di Napoli, quando aveva capito che non poteva più difendere le industrie del sud, le lasciò andare, le lasciò perdere, in un certo senso lasciò che quelle più deboli fallissero, ma cominciò a investire sull'agricoltura. Perché non dimentichiamoci, ce lo ricorda Zitara, per molti decenni gli agrumi calabresi e siciliani mantennero in piedi la bilancia commerciale del neonato regno, e anche i prodotti del, come Aldo De Biase ci ha detto, poi ti devo sempre mandare quel libro, fu la Tana di Evoluo che per 10 anni mantenne su la bilancia commerciale industriale di questo del neonato regno. Questo non bisogna dimenticare. Quindi su questi primi 40 anni possiamo dire che certo il sud viene sacrificato, il sud viene sfruttato, come dice Gramsci, come una piovra. Molti autori meridionali
parlano di, apertamente di colonizzazione, ma è sempre una forzatura, perché comunque il Sud riesce in qualche maniera a difendersi. E così arriviamo al 1900. Questo è il primo periodo, 1860-1900. Il secondo periodo è quello che va dal 1915 al 1945. In questi 30 anni il Sud viene letteralmente trasformato in una colonia. Cioè, mentre se fino a quel momento nominalmente qualche autore, forzando la situazione, parlava di colonia, nel 1915 il Sud viene trasformato finanziariamente, economicamente, umanamente in una colonia. E questo fenomeno dura 30 anni, cioè dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, attraverso il fascismo, il Sud viene sostanzialmente devastato. Quindi questo è il secondo periodo, quello nel quale il divario tra il Sud e il Nord, il divario che denuncia Nitti, Nord e Sud, del quale tra un poco parleremo, diventa un vero e proprio abisso. Poi abbiamo un terzo periodo, Claudio, che è quello di questa meravigliosa Repubblica nella quale viviamo noi, nella quale le speranze di riprendersi del Sud vengono definitivamente affossate. Viene messa una bella pietra tombale sulla possibilità del Sud di riprendersi con la Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno ha rappresentato circa 30 anni continui di dissanguamento del Sud. La Cassa per il Mezzogiorno, come tu ben sai, inizia nel 1950 e finisce nel 1992. E per i circa primi 10 anni fa la Cassa per il Mezzogiorno, cioè opera per il bene del Sud, quindi finanzia infrastrutture, programma infrastrutture. Poi a un certo punto le decisioni della Cassa per il Mezzogiorno devono essere prese per decreto di concerto con il CIPE, il Comitato Interministeriale, con i politici. Poco per volta il peso dei politici supera l'importanza degli economisti che stavano nella Cassa per il Mezzogiorno, cioè li scalza. Diciamo più o meno intorno al 1960 il peso dei politici supera quello dei tecnici e degli esperti. Il decreto che stabilisce che le decisioni della Cassa per il Mezzogiorno devono essere concordate con i politici è del 1957, ma ci vuole un po' prima che i ministri prendano il sopravvento sui tecnici. Da quel momento in poi inizia la seconda fase della Cassa per il Mezzogiorno, quella relativa alla industrializzazione del Sud, alla fittizia, alla falsa, alla finta industrializzazione del Sud. E cioè delle industrie che erano tutte esclusivamente del Nord, aprivano delle succursali ipotetiche, delle quasi potremmo dire delle finte succursali nel Sud, prendevano dei finanziamenti e si portavano questi soldi al Nord. Finiti i finanziamenti, poi hanno chiuso queste strutture. Quindi all'epoca si parlava di cattedrali nel deserto. Oggi chi come me vive nel Sud e gira non vede delle cattedrali del deserto, vede degli scheletri nel deserto, perché poi queste industrie hanno inquinato, se ne sono andate e hanno lasciato tutto anche così abbandonato. Non è che si sono preoccupate di ripulire quello che hanno combinato. Quindi tutto questo dura circa 30 anni, durante i quali la Cassa per il Mezzogiorno rappresenta un vero e proprio boomerang. I soldi vengono fittiziamente lanciati nel Sud, ma poi ritornano tranquillamente al Nord, perché queste finte operazioni industriali del Sud erano finanziate per ben oltre il 100%, teoricamente dovevano essere finanziate per il 70-80%, ma con tutta una serie di artifici contabili si andava ben oltre il 100%. Quindi i profitti di queste pseudo aziende del Sud prendevano la strada del Nord, quindi la Cassa per il Mezzogiorno è stato l'ultimo episodio, forse addirittura tra tutti gli episodi di cui noi possiamo parlare, direi che è stato proprio più devastante per il Sud, anche perché è stata una vera e propria presa in giro, è stata una sceneggiata. Guarda, ti devo dire una cosa, perché poi sul contemporaneo al limite faremo un'altra puntata, torneremo alle leggi speciali del 4, però questo episodio te lo devo dire. Tra i miei pazienti, i miei clienti, per il mestiere che faccio, c'è una persona in pensione che
lavorava in un'azienda di Anagni, non voglio fare nomi che non serve a niente. Loro mi dissero che praticamente attraverso la cassa del mezzogiorno furono finanziati i nuovi macchinari per questa fabbrica, era molto importante. La sede stava a Torino, sede legale. Che cosa accadde? Non era la Fiat, era un'altra azienda, stava Anagni. Praticamente Ovviamente. arrivarono tutti questi nuovi macchinari imballati, loro videro questi macchinari imballati sul piazzale e pensavano e vedevano: ma quando li montano, quando li montano, quando li montano? Invece successe che a un certo punto arrivano su un altro camion dei macchinari usati, vecchi, che sostituirono quelli che loro non avevano, che erano ancora più vecchi, per vedere questi macchinari nuovi imballati prendere la via di Torino. Sì. Praticamente sfruttarono i soldi della cassa del mezzogiorno per poter rinnovare gli impianti di queste aziende di Torino e lasciare giù quelli loro che erano usati. Fecero degli scioperi, fecero tutto, ma ci fu un intervento della CEI, della polizia. Poi parliamo inizio anni 70 e furono costretti e le loro proteste andarono nel vuoto. Questo ci tenevo a dirlo perché non era soltanto il saccheggio, cioè le fatture gonfiate e la corruzione, ma anche questo tipo di politica coloniale che serviva per poter finanziare le aziende del nord anche in questo modo. E io che ti ho detto, Claudio, la cassa per il mezzogiorno ha rappresentato la vera e propria devastazione del sud, Anche in è questo stato modo. peggio di qualsiasi altra cosa avvenuta prima. Comunque, nel primo periodo, quello tra il 1860 e il 1900, abbiamo parlato ampiamente nelle nostre precedenti trasmissioni. E poi magari decideremo in un futuro molto, molto prossimo, perché adesso abbiamo altri argomenti più impellenti da affrontare. Magari decideremo di approfondire proprio fino in fondo questi primi 40 anni. Del contemporaneo, la cassa per il mezzogiorno ne abbiamo parlato, e con l'esempio che hai fatto tu hai confermato pienamente quello che dicevo io. Adesso ci resta di parlare di quei 30 anni che hanno devastato il sud. Ma quei 30 anni vengono dopo il periodo durante il quale si cominciò a tentare di restituire qualcosa al sud. Ed è proprio con la Prima Guerra Mondiale che questo tentativo, che tra l'altro stava avendo anche dei risultati più che lusinghieri, viene completamente annullato. Ed anzi, c'è il fondato sospetto che la Prima Guerra Mondiale sia stata voluta proprio per bloccare questa operazione di restituzione al sud. È È un'affermazione pesante quello pesante. che dici, eh? È È pesante. un'affermazione pesante. Tu ti sarai sicuramente chiesto perché io nel libro mi fermo al 1904 e non vado oltre. Veramente se lo chiedono tutti. Anche domenica un sacco di persone mi dicevano che devo continuare, ma non posso andare oltre, perché se vado oltre, Claudio, mi arrestano. Cioè, se io arrivo fino al 1904, bene o male, se tengo un profilo basso, le cose me le fanno anche dire. Perché sono cose di cui l'Italia deve vergognarsi, ma fino a un certo punto, perché l'Ottocento è fatto in una certa maniera. Ma qua noi stiamo parlando di un colpo di Stato, perché la Prima Guerra Mondiale, l'Italia è entrata nella Prima Guerra Mondiale con un colpo di Stato. Questa è una cosa riconosciuta da tutti i libri di storia. E quindi voglio dire, sono vicende che sono state occultate, che la storia ufficiale non racconta, ma di cui veramente l'Italia dovrebbe vergognarsi. Ma veniamo a quello che succede nel 1900. Dicevamo che tra il 1860 e il 1900 il Sud si difende, ma si difende non solo per la classe finanziaria, perché oltre il Banco di Napoli ci sono altre realtà finanziarie che difendono l'economia del Sud. Ne parleremo nel nostro prossimo incontro. Si difende non solo perché gli imprenditori del Sud si danno da fare, si rimboccano le maniche e diventano qualcosa di diverso da quello che erano prima, ma si difende anche perché verso la fine del secolo nasce una classe politica meridionale incredibile. Cioè, tutti i politici del Sud, indipendentemente dal loro colore politico, si battono per il Sud, si battono perché al Sud venga restituito ciò che gli era stato tolto. Il libro di Nitti è l'occasione per tutti i politici meridionali di fare quadrato.
I politici meridionali, indipendentemente dalla loro formazione politica, dalla loro provenienza, fanno un gruppo unito e incominciano tutti quanti a chiedere che venga restituito ciò che è stato tolto al sud. Sentiamo cosa dice Salvemini, che era su posizioni politiche completamente opposte rispetto a quelle di Nitti, perché Nitti era un unitarista convinto, uno statalista convinto, un centralista convinto. Salvemini era invece un federalista convinto. Benissimo. Salvemini dice del libro di Nitti: la ricchezza del nord è prodotta dalla miseria del sud. Ecco la verità che dal libro di Nitti esce luminosamente documentata. Come ho detto, il libro di Nitti in realtà è la unificazione di tutti i bilanci dello Stato italiano dal 1862 quasi al 1900. È un documento che trae i suoi dati dal dato più ufficiale che esista, ovvero sia dal bilancio dello Stato italiano. È un mega bilancio, è un bilancio che invece di riguardare un anno riguarda 40 anni. E cosa esce da questo libro? Esce che il Sud paga più tasse rispetto alla reale ricchezza detenuta e che poi questi soldi che il Sud paga in più non vengono investiti nel Sud, ma vengono investiti nel Nord. Il dato sul quale bisogna concentrarsi e che fu quello che realmente all'epoca scandalizzò la classe politica italiana del periodo, del 1900, è questo. Dal libro di Nitti esce che lo Stato italiano ha speso in quei 40 anni 600 milioni per le opere pubbliche nel sud e 800 milioni per le opere pubbliche nel nord. C'è quindi una differenza del 25%. È una differenza pesante, è una differenza che all'epoca venne ritenuta insostenibile. Tutti i politici meridionali, non solo quelli che abbiamo nominato prima, ma anche tutti gli altri, Napoleone Colaianni, Girolamo Giusto, tutti i politici meridionali incominciano a pretendere che lo Stato intervenga. In quel periodo la politica italiana era dominata da due figure, Zanardelli e Giolitti, tutti e due del nord, e tutti e due, per motivi diversi, iniziano questa politica di restituzione. La prima legge che viene approvata è nel 1902 ed è la legge che finanzia la realizzazione dell'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese non fu un semplice acquedotto, fu un'opera colossale perché in Puglia l'acqua mancava proprio, bisogna andarla a prendere sugli Appennini. Ed è stata un'opera grandiosa. Io credo di non poter essere smentito se ti dico che l'acquedotto pugliese è stata l'opera più grandiosa realizzata nel sud per il sud da sempre. Fu un'opera colossale. All'epoca i lavori pubblici si facevano velocemente, Claudio, non come oggi che sono un'epopea. All'epoca non ci volevano tanti permessi, si lavorava senza problemi la notte, il sabato, la domenica. Questa velocità nell'esecuzione delle opere pubbliche rimane fino all'inizio della nostra Repubblica. Anche durante il fascismo è noto che le opere pubbliche si realizzavano velocemente, ma anche nell'Ottocento era così. Beh, nonostante questo, per fare l'acquedotto pugliese ci vollero più di 20 anni, il che ti dà la misura di quanto sia stata impegnativa questa opera. Quindi la Puglia ebbe l'acquedotto pugliese. Ma cosa succede? Nel 1903, nell'agosto del 1903, Zanardelli decide di fare un viaggio nel sud Italia. Sembra una cosa paradossale, oggi sembra impensabile una cosa del genere, ma all'epoca i politici del nord non conoscevano il sud e i politici del sud non conoscevano il nord, proprio non conoscevano, come dirti, architettonicamente, geograficamente, perché non c'era internet, non c'era la televisione, non c'era niente. Quindi Zanardelli ovviamente credeva ai dati che gli aveva fornito Nitti, credeva che il sud fosse in uno stato di miseria enorme, ma volle andare a vedere con mano, a toccare con mano. Lui non era mai stato, pur essendo molto anziano, aveva già 80 anni, non era mai stato al sud di Roma.
In realtà aveva fatto un viaggio ufficiale a Napoli, ma i viaggi ufficiali sappiamo benissimo, insomma, ti fanno vedere quello che ti vogliono far vedere. Quindi decise di fare questo viaggio privato. Questo viaggio di Zanardelli fa parte della letteratura italiana, nel senso che su questo viaggio sono stati scritti libri, saggi, perché lui poi non partì da solo, partì con alcuni cronisti. Quindi le cose che io ti dico ora sono cose assolutamente certe, e chi ci ascolta ha modo di controllarle e di verificarle, perché basta andare su internet e scaricarsi qualcuno di questi libri. Zanardelli fu costretto a fare alcuni tratti di strada, Claudio, a dorso di mulo, perché mancavano i collegamenti. Cioè lui vide delle cose che non erano assolutamente al di fuori di ogni immaginazione. Il suo obiettivo finale erano i sassi di Matera, che gli erano stati descritti come uno dei luoghi più miseri del sud. E lui entrò a Matera sul carretto di un contadino, cioè il presidente del consiglio, pur di andare a vedere, di andare a toccare con mano certe cose, all'epoca faceva tutto questo. Tornò a Roma veramente fuori di sé, convocò Nitti e gli diede disposizione di scrivere una legge speciale per la Basilicata. Contemporaneamente, veramente qualche tempo prima, Giolitti aveva istituito una commissione per risolvere il problema della disoccupazione a Napoli e in generale nel sud. Lui voleva cominciare da Napoli, ma poi voleva estendere il suo intervento a tutto il resto del sud. Questa commissione era costituita da economisti, da industriali e da politici ed aveva due punti all'ordine del giorno. Gli argomenti che si discutevano in seno a questa commissione erano due, sui quali dovevano tutti questi esperti arrivare ad una conclusione poi da sottoporre a Giolitti. Il primo punto era questo: si deve industrializzare Napoli oppure bisogna per Napoli e per la Campania puntare su ciò che c'è già, cioè sull'agricoltura e sul turismo? Su questo punto intervenne Nitti, il quale dimostrò, con conteggi alla mano, come faceva sempre lui, che investendo una certa cifra nell'agricoltura o nel turismo si producevano 15-16 posti di lavoro. Con la stessa cifra nell'industria se ne producevano 80, poiché l'obiettivo era ridurre la miseria e ridurre la disoccupazione. Ovviamente a questo punto il discorso fu chiuso. Per quanto poi riguarda l'altro punto, si discuteva se intervenire con leggi speciali o con leggi ordinarie. Quelli che affermavano che bisognava intervenire con leggi ordinarie avevano delle ragioni, perché dicevano: con le leggi speciali noi attiriamo gli sciacalli, come poi sarà con la cassa per il mezzogiorno, i quali vengono, si prendono i finanziamenti, quando poi i finanziamenti sono finiti abbandonano. Enrico, come ancora oggi che si sta in perenne stato di emergenza per emettere per promulgare leggi speciali e per poter alimentare la corruzione, c'è poco da fare. Dall'ordinario non attingi in maniera diversa, è solo attraverso l'emergenza che fai questo. Uno degli argomenti contrari proprio che portavano quelli che erano contrari alle leggi speciali è proprio quello che hai detto tu ora. Dicevano che le leggi speciali favoriscono la corruzione. Perché siamo senza controllo. Sì, e quindi questo era il suggerimento che dava la Commissione. La Commissione riteneva che intervenire con le leggi speciali sarebbe stato molto pericoloso, perché avrebbe alimentato la corruzione e attirato gli sciacalli. Alla fine del 1903 Giolitti si fa portare le carte di questa commissione e decide invece di intervenire con una legge speciale, che scrive di suo pugno. È una legge bellissima, che se vuoi dopo io ti mando, perché veramente è proprio il paradigma di come si fanno le leggi. Sì, certo che me la mando. Te la mando sicuramente. Pochissimi articoli, ogni articolo comprensibile, cioè proprio uno spettacolo. Ma lui decide di intervenire con le leggi speciali, ma in che maniera? Senza alcun finanziamento da parte dello Stato. Cioè lui stabilisce che bisogna
creare una zona a Napoli che esiste ancora, si chiama zona orientale, all'epoca si chiamava zona industriale, venne chiamata zona industriale, nella quale chiunque investiva per 10 anni non pagava tasse. Questo modo di intervenire, di una semplicità sconcertante, però è geniale, perché lui cosa vuole fare? Lui vuole snidare i patrimoni nascosti. Tutti quei capitalisti che hanno del denaro in banca e non lo vogliono investire perché hanno paura di perderlo, in questa maniera sono invogliati a investire. Ma lui vuole che chi investa lo faccia con denaro suo, lui vuole soldi sani, denaro sano, non vuole soldi degli speculatori, non vuole gli speculatori che si prendono i soldi dello Stato. Quindi lui prova a snidare tutti questi capitali di capitalisti che avevano timore di investire. E poi appunto stabilisce che per 10 anni non pagheranno tasse. Quindi in questa maniera lui evita gli speculatori, evita qualsiasi forma di corruzione. È un esperimento che fa. Nella idea che aveva Giolitti, attenzione Claudio, questo è un passaggio importantissimo, questo era un esperimento. Era un esperimento che Giolitti voleva fare su Napoli per capire se questo tipo di cosa funzionava. Qualora avesse funzionato, e poi vedremo che funzionò benissimo, lui voleva ripeterla nelle altre città del sud. Questo era il programma. Allora, nel febbraio del 1904 viene approvata la legge speciale per la Basilicata. Nel dicembre 1903 Zanardelli muore e Giolitti avoca a sé la legge speciale per la Basilicata, la propone lui in Parlamento, difatti viene normalmente chiamata legge Zanardelli-Giolitti. E nel luglio del 1904 viene approvata questa legge, questa specialissima, particolarissima legge speciale per Napoli, che istituisce la zona industriale, ovvero sia questa zona nella quale non si paga, chi investiva non pagava tasse. Come sarebbe andata questa storia? Non si sapeva. Poteva anche essere che questa zona restava semideserta, invece non fu per nulla così. Ci fu la corsa ad investire. Tutti quelli che avevano capitali incominciarono a pensare di sfruttarli. In linea di massima, però questa ti assicuro è veramente una grande approssimazione, e insomma chiedo scusa agli economisti che ci ascolteranno, in linea di massima queste società che nacquero erano società con capitale misto, cioè capitalista del sud ed un capitalista del nord si mettevano insieme. Questo perché? Perché quello del sud così aveva il vantaggio che l'imprenditore del nord aveva dei contatti con il potere, e l'imprenditore del nord aveva il vantaggio che l'imprenditore del sud aveva i contatti nella zona. Comunque è una cosa che si riscontra spesso, ma non tutte le imprese furono così. Comunque sorsero una quantità di imprese impressionante, e noi oggi possiamo dire con certezza che la legge speciale per Napoli produsse effetti impensabili, impensabili. Innanzitutto la zona orientale sta ancora lì, non è stata demolita, basta attraversarla, io ci sono stato ultimamente 2 o 3 volte, è ancora piena di capannoni, di edifici, di tutto abbandonato logicamente, e molti di questi edifici hanno ancora la struttura architettonica dell'inizio del Novecento. Quindi fu un fiorire di imprese. Ora noi abbiamo, caro Claudio, la documentazione di tutto questo. Ed è questo libro che ti faccio vedere. L'avvenire industriale di Napoli negli scritti del primo Novecento. Cioè in quel periodo gli stessi economisti napoletani, gli stessi imprenditori napoletani non credevano a quello che stava accadendo. Era una cosa inimmaginabile. Sorsero un sacco di imprese, e questo libro raccoglie tutti gli articoli e tutti i saggi, non tutti, la maggior parte, quelli più significativi, dei politici, degli imprenditori e degli economisti meridionali su quello che stava accadendo. Sono nominate qui dentro una quantità infinita di industrie.
Ora, ovviamente, noi abbiamo poco tempo a disposizione, non possiamo fare una conferenza su questo libro, che invece è un libro importantissimo, è un libro che tutti i napoletani dovrebbero leggere, perché è il libro che ci dimostra cosa sarebbe potuta essere Napoli se avessero lasciato ai napoletani la possibilità di agire. Mi soffermo solo sull'ultimo saggio. L'ultimo saggio è di Pasquale Villari. Pasquale Villari, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, è un intellettuale che fa anche il giornalista d'inchiesta. Fa delle inchieste autonome per conto suo, lui non utilizza mai dati di altri, si va a procurare i dati di propria mano e quindi decide, visto che questa zona industriale è partita, decide di andare a vedere, vuole andare a scoprire cosa sta succedendo nella zona industriale. Fa questa inchiesta nel 1910. Claudio, attenzione, la legge del 1904, cioè sono passati appena 6 anni. In 6 anni la zona industriale è già diventata una realtà. Nel suo saggio, Pasquale Villari nomina un sacco di queste imprese che visita. La mia prima visita la fece alle officine meccaniche, ma poi visita un'altra azienda che si chiama Sofia, poi visita uno zuccherificio. Figurati, c'era anche uno zuccherificio nella zona industriale di Napoli. E insomma, nomina un sacco di imprese, addirittura visita un cotonificio, quindi c'era proprio di tutto. Pasquale Villari cosa fa, Claudio? Da attento indagatore quale era, lui non si accontentava mai di notizie o di impressioni superficiali, si fa portare i libri contabili di queste imprese e li esamina. E lui a un certo punto scopre che gli articoli di queste imprese, entro pochi anni, attenzione, saranno competitivi con gli articoli delle industrie del nord. Non crede ai suoi occhi quando fa questo conteggio, difatti lo rifà più volte, approfondisce, va a fondo. Alla fine lui giunge a questa conclusione: dalla zona industriale di Napoli, presto, nel giro di pochissimi anni, usciranno, secondo lui, degli articoli competitivi con gli articoli del nord. Ora, attenzione, Claudio, se questa cosa la scopre Pasquale Villari, che tutto sommato era un letterato, non era, e aveva imparato anche a fare il contabile, perché lui aveva imparato a fare tutto, ma figurati se questa cosa non la sapevano già gli industriali del nord. È ovvio che la sapevano, per loro questa zona industriale di Napoli era un pericolo enorme, non solo perché presto gli articoli prodotti dalle industrie napoletane sarebbero diventati competitivi, ma perché Giolitti voleva ripetere l'esperimento a Bari, a Palermo, eccetera. Quindi c'è qualcosa che sta sfuggendo di mano a questo comitato affaristico del nord, che come sappiamo ha condizionato il potere italiano dalla morte di Cavour in poi fino al periodo giolittiano. È un grosso pericolo per il nord quello che sta succedendo al sud. Ora qualcuno potrà dire che queste sono cose poco credibili. Assolutamente non è così. Pasquale Villari lo mette nero su bianco. Claudio, ti leggo. Enrico, lo sai cosa, mentre parli, a cosa penso? Che siccome l'Unità d'Italia nasce per volontà geopolitica, soprattutto partendo dall'Inghilterra per un sodalizio tra la massoneria, tra il capitalismo e la finanza, ma nasce in Italia, nella penisola d'Italia, anche perché si ha voglia di risolvere una questione settentrionale, perché stavano alla canna del gas, inventandosi la questione meridionale. Con quelle leggi speciali si sarebbe di nuovo invertito questa tendenza, cioè avrebbero risolto la questione meridionale per rigenerare di nuovo una questione settentrionale. Ed ecco perché io sono convinto che noi qua giù non cambierà mai nulla con questo stato di cose,
perché ogni volta ci sta la volontà e abbiamo le qualità, la capacità per farlo, di poter risolvere la questione meridionale, vuol dire che nascerebbe una settentrionale. E la genesi di questo paese non permetterà mai questo. Quindi quello che tu mi stai dicendo rafforza sempre più quello che penso da tempo. Claudio, questo episodio delle leggi speciali dimostra alcune cose. Innanzitutto dimostra che ai napoletani, se tu dai un'unghia, con la loro creatività, con la loro rabbia, con la loro forza di fare, sono capaci di costruire un impero, perché stavano costruendo un impero nella zona industriale napoletana. Stavano rifacendo un regno. E poi, intendiamoci, non è che con queste leggi speciali al sud si stava restituendo tutto. Come ho detto all'inizio, al sud si cominciava a tentare di restituire qualcosa. Quindi se fino ad allora le risorse dello Stato italiano erano andate 70% a questo comitato industriale del nord-ovest, a questo comitato affaristico malavitoso, e il 30% al sud, adesso si stava, diciamo, andando verso i 60 e 40, ma già questo non stava bene all'industria del nord. Non gli stava bene che si cominciasse a erodere il denaro destinato a loro per destinarlo in parte al sud. Non gli stava bene che stava per nascere una concorrenza al sud. Insomma, bisognava intervenire per bloccare tutto questo. Ti voglio leggere cosa dice Pasquale Villari, perché con questo passaggio, che è proprio il passaggio finale del suo saggio, noi chiudiamo veramente il discorso per sempre. Chi conosce il pensiero meridionale sa che Pasquale Villari non scriveva mai nulla se non fosse stato sicuro oltre ogni ragionevole dubbio. Senti cosa scrive dopo aver fatto questa inchiesta. Io mi sono formato la convinzione imparziale che il risorgimento industriale di Napoli è realmente incominciato e che l'operaio moderno a Napoli si va formando. Le previsioni della commissione si sono avverate. I segni di una nuova prosperità sono visibili ed io ne ebbi le prove. I salari sono in genere aumentati, la disoccupazione è diminuita, cioè Pasquale Villari ci dice che nel 1910, grazie alle leggi speciali, a Napoli la disoccupazione stava diminuendo. Non si vedono per le vie oziosi distesi per terra senza far nulla. Il loro numero è enormemente scemato. Un miglioramento notevole si riscontra anche nell'istruzione popolare. Napoli stava risorgendo. Ora, perché? Io sono convinto di questo, Claudio, che i tuoi ascoltatori a questo punto della trasmissione saranno quasi chiedendosi ma di cosa stiamo parlando? Perché di queste cose, Claudio, gli organi ufficiali dell'informazione non parlano mai. Delle conseguenze delle leggi speciali non se ne parla mai. Quando se ne parla, quelle rare volte che se ne parla, il più delle volte si preferisce non parlare di queste leggi, ma quando se ne parla si dice però queste leggi non hanno prodotto gli effetti sperati. Certo, oggi se ci guardiamo attorno e andiamo nella zona industriale vediamo solo ruderi, ma non hanno prodotto i loro effetti, non è corretto. Avevano cominciato a produrli e poi si è fatto in modo che tutto questo finisse. Questo è il modo giusto di parlare di queste leggi, ma anche la legge speciale sulla Basilicata, che viene sempre criticatissima nelle trasmissioni televisive e si dice che non interruppe l'emigrazione dalla Basilicata, insomma sembra quasi che non servì quasi a nulla. Non è vero, servì anche in Basilicata, l'economia si stava riprendendo. Ora, le leggi speciali che riguardano l'economia non sono la bacchetta magica, questo lo sanno tutti, lo ribadiamo, diciamo così, ad abbondanziam. Sono leggi che possono creare delle situazioni che, una volta consolidatesi, possono invertire una tendenza. Ora, noi qui siamo ad appena 6 anni
dalla legge speciale. E dopo 6 anni già abbiamo visto che cosa stava succedendo. Ci sarebbe voluto un sacco di tempo per invertire le cose, per cominciare a vedere veramente un'inversione di tendenza. Non erano, come ho detto prima, delle bacchette magiche. La stessa cosa vale anche per la Basilicata. Ora, se per la legge speciale per Napoli abbiamo questa testimonianza incontrovertibile, ma questo libro è enorme, te lo faccio rivedere anche così, ed è pieno di saggi, come quello di Pasquale Vidari. Quello di Pasquale Vidari è l'ultimo, è il saggio conclusivo, secondo me anche il più importante, ma ci sono nominate molte altre industrie, molti altri economisti e meridionalisti dell'epoca parlano, scrivono di queste leggi, o per meglio dire degli effetti di queste leggi. Per quanto riguarda la Basilicata, alcuni anni dopo l'approvazione della legge, 2 o 3 anni dopo, Giolitti e Nitti fecero un viaggio in Basilicata, decisero di passare 2 o 3 settimane di vacanza in Basilicata insieme. E a un certo punto di questo viaggio salgono su un'altura, su una piccola collina, e c'è ai loro piedi una campagna meravigliosa, perché la Basilicata è una terra fertile, tuttora ci sono alcuni posti della Basilicata che sono meravigliosi. E allora Giolitti dice proprio questo: ma quanto è bella la terra della Basilicata, che spettacolo. Nitti gli risponde: se fossimo venuti qui 2 o 3 anni fa avremmo visto uno spettacolo completamente diverso, avremmo visto delle terre bruciate dal sole, e assolutamente, insomma, sarebbe stato uno spettacolo diverso. Giolitti gli risponde, parole testuali riportate da Nitti e da Giolitti: vuol dire che tutto questo è merito nostro. Ora, notare la differenza tra la classe politica dell'epoca e la nostra classe politica attuale. I politici dell'epoca erano orgogliosi di quello che riuscivano a realizzare. E di fronte ad una testimonianza del genere, certo, non possiamo dire che la Basilicata si era ripresa economicamente, ma certamente stava cominciando anche lei il suo percorso. Avevano ripreso un cammino, ecco, le terre cominciavano ad essere coltivate. Come ti ho detto prima, ci sarebbero voluti altri 10 anni per bloccare l'emigrazione dalla Basilicata. Comunque tutto il sud ebbe qualcosa, anche la Calabria. Difatti, come ti ho detto prima, la industrializzazione di Napoli sarebbe stata molto costosa, come in realtà fu, perché a Napoli mancava la corrente elettrica, non c'era corrente elettrica sufficiente per sostenere una zona industriale. Quindi si decise di fare un investimento enorme nel campo della produzione dell'energia elettrica e si affidò il compito di questa operazione ad una società che si chiamava SME, che aveva capitale interamente meridionale e personale interamente meridionale, quindi era un'industria meridionale. Questa industria fece un doppio miracolo. Il primo miracolo fu quello di costruire una serie incredibile di centrali idroelettriche sulla Sila. Tutti i laghi della Sila sono laghi artificiali, sono tanti. Ogni lago artificiale è collegato ad una centrale idroelettrica. Furono costruite nel giro di pochissimo tempo. Ma il vero miracolo non fu questo, il vero miracolo fu quello di portare la corrente elettrica a Napoli nel giro di pochi mesi. Quindi quando la zona industriale comincia a funzionare 2 o 3 anni dopo la legge, trova la corrente elettrica, le industrie trovano la corrente elettrica necessaria. Questa operazione, che fu miracolosa per l'epoca, ma oggi sarebbe proprio impensabile, cioè per fare una cosa del genere oggi ci vorrebbero 50 anni, ma all'epoca, anche in quell'epoca in cui i lavori pubblici si facevano velocemente, fu un vero e proprio miracolo, sembrò una cosa veramente inverosimile. Eppure tutto questo fu realizzato, fu fatto, e fu fatto da un'industria totalmente, completamente meridionale, il che dimostra anche che efficienza potevano avere gli imprenditori meridionali se li avessero fatti fare. Quindi anche la Calabria ebbe il suo, perché comunque fu questo
questo delle centrali idroelettriche un investimento molto costoso. Quindi il Sud stava avviandosi a questa stagione. Nessuno dice, né lo faccio io, che il Nord stava restituendo al Sud tutto ciò che aveva preso. Nessuno dice che il Sud con queste leggi stava diventando ricco. Era un inizio. Però anche questo inizio diede fastidio al comitato affaristico malavitoso del Nord-Ovest, che intervenne. Intervenne facendo in modo che tutto questo finisse. Allora, perché non si parla mai di queste leggi speciali? Perché la televisione che fa trasmissioni su tutto, Rai Storia, Rai Scuola, su queste cose qui non tace. Perché parlare di queste cose significherebbe, uno, riconoscere che i meridionali hanno delle capacità imprenditoriali fuori del comune, quindi non è assolutamente vero il luogo comune mediatico per cui il meridionale è un pezzente perché sta nel suo DNA. Prima cosa. Seconda cosa, ci dovrebbero spiegare perché tutto questo è stato distrutto, come è stato demolito tutto questo, perché tutto questo è sparito nel nulla. Tutto questo è sparito nel nulla per gli effetti della Prima Guerra Mondiale. Ora, sul modo in cui l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale, caro Claudio, dire che ci sono dei sospetti è veramente dir poco. È tutto strano, è tutto inverosimile, è tutto incredibile. L'Italia era una nazione nella quale il 70-80% della popolazione era contro la guerra. Il Parlamento era schierato circa al 70-80% contro la guerra, eppure l'Italia è entrata in guerra. Come succede questo? Come entra in guerra l'Italia? All'epoca la figura politica dominante in Italia era Giolitti, il quale però governava in una maniera particolare, anche perché all'epoca i politici avevano bisogno di stare molto tempo nel proprio collegio. Era proprio una necessità, era un'esigenza, perché loro dovevano avere continuamente il contatto personale, fisico, con i loro elettori. Erano il punto di riferimento degli elettori. Allora, alla fine del 1913, Giolitti mette a capo del governo un suo uomo di fiducia. Non dico il suo braccio destro, ma poco ci manca. Si chiamava Sarandra, che era un antimilitarista convinto, un antiinterventista convinto. Improvvisamente questo Sarandra diventa un interventista e fa un patto segreto tramite il ministro della guerra, che si chiamava Sonnino, che pure era fino a quel momento un convinto antiinterventista, con l'Inghilterra e la Francia. Questo patto si chiama Patto di Londra ed è stato firmato nell'aprile del 1914. Giolitti subodora qualcosa, viene a sapere che sta succedendo qualcosa che a lui non piace e quindi si precipita a Roma. Arriva a Roma a maggio, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra l'8 maggio, anzi sono quasi convinto, ricordo abbastanza bene, era l'8 maggio. Viene accolto a Roma da Giolitti, era diciamo veramente una grande personalità, viene accolto da una folla spaventosa e viene proprio scortato da una grande folla al Parlamento. Arriva in Parlamento e presenta due mozioni. Una mozione di sfiducia contro il governo, perché chiaramente lo stanno tradendo gli uomini suoi, ed una mozione nella quale chiede al Parlamento di ribadire la volontà di non intervenire. Queste due mozioni vengono approvate con una maggioranza apocalittica, 70-80%, e quindi Sarandra deve andare a consegnare il mandato nelle mani del re. Il re è Vittorio Emanuele III, noto sciaboletta sodale di questo comitato affaristico, finanziato da questo comitato affaristico del Nord, legato a questo comitato, insomma, è uno di loro. Vittorio Emanuele fa una cosa incredibile, che è contro non solo tutti i principi giuridici e costituzionali del mondo, ma proprio contro ogni logica.
ridà un'altra volta l'incarico a Sarandra, che è stato messo in minoranza clamorosa. E contemporaneamente Sarandra si presenta al Parlamento nuovamente chiedendo la fiducia e contemporaneamente presenta una mozione al Parlamento con la quale chiede la dichiarazione dello stato di emergenza. A questo punto succede il miracolo. Il Parlamento dà la fiducia a Sarandra e approva questa mozione di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Quando veniva approvata la mozione di emergenza nazionale, quando veniva approvata l'emergenza nazionale, il Parlamento si scioglieva e il governo aveva i pieni poteri, quindi il Parlamento si auto elimina dalla scena politica e lascia i pieni poteri in mano a Sarandra, il militarista, l'interventista. Com'è possibile che sia successo tutto questo? Enrico, com'è possibile che accade anche oggi, da 12 anni, che, cioè, da circa 20 anni un Parlamento è completamente esautorato dalle sue funzioni e abbiamo sempre, per funzione delle emergenze che si ripetono in continuazione, la stessa cosa? E il governo, noi abbiamo un governo che ha i poteri quasi assoluti da quasi 20 anni, con il potere esagerato, Fu ancora peggio. Il Parlamento quando il Parlamento approva lo stato di emergenza nazionale, se ne tornano tutti a casa, sparisce dallo scena politica. Bisognerebbe pure chiedere come mai la stessa cosa accadde a Mussolini, da pacifista in una notte divenne interventista. Guarda, Claudio, mi hai anticipato di pochi minuti. Complimenti. Questo è un altro dei grandi misteri della storia italiana di quel periodo. Parliamo della geopolitica, ma secondo me c'è poco di misterioso. C'è la grande regia globale che decideva e comandava su questo. Non voglio andare altro, non c'è niente di misterioso. I nostri spettatori già sanno cosa vogliamo dire. Claudio, non ci dobbiamo mai dimenticare che in quel periodo in Italia esisteva un fenomeno storico, accertato, documentato, ufficiale, che era quello del trasformismo. Il trasformismo consisteva nel comprare con i soldi dei deputati o dei ministri e portarli a leggere. Ti consiglio di leggere un bellissimo libro di Nico Perrone, La nascita del trasformismo, di Camillo Benso di Cavour, il triangolo Cavour, Garibaldi, Liborio Romano. Ha fatto un bellissimo e tanto di documentazione come nasce il trasformismo in Italia, proprio nasce con l'unità, quel tipo di trasformismo. Quel tipo di trasformismo. Oggi noi abbiamo. Però io parlavo a livello geopolitico, comunque si muovevano delle forze incredibili, come si muovono adesso. Claudio, si mossero, allora. Anche adesso abbiamo un popolo italiano che non è a favore della guerra, eppure siamo in guerra. Anche se a quel tempo, sai, c'era un movimento intellettuale futurista con Marinetti, soprattutto D'Annunzio, c'era un fermento nelle piazze per la guerra, C'era un fermento, ma era una minoranza molto chiassosa, molto forte, sì, anche per un movimento veramente importante. Ma oggi nemmeno quello più c'è oggi, eppure siamo in guerra. Hai perfettamente ragione. C'era un movimento interventista molto rumoroso, molto attivo, che dava l'impressione, ma non era così, di essere anche numeroso. Invece era solo molto organizzato e molto attivo. Però cioè, ad un osservatore esterno sarebbe sembrato che in Italia c'erano molte persone che volevano fare la guerra. Però in realtà i pacifisti, quelli che non volevano entrare in guerra, erano la stragrande maggioranza. Ma quello che sorprende, com'è possibile che tanti neutralisti dalla sera alla mattina, neutralisti convinti, siano diventati militaristi? Cosa c'è dietro? C'è solo il trasformismo? C'è solo la corruzione? O ci sono anche dei ricatti? O c'è anche qualcos'altro? Sta di fatto che con quello che viene definito un colpo di stato della monarchia, e questo in questa maniera non lo definisco io ora, non mi permetterei, nei libri di storia, non nei sussidiari delle scuole, ma nei libri di storia un po' più approfonditi, viene detta questa
viene detta questa affermazione, cioè viene definito in questa maniera questo episodio, con questo colpo di Stato. E d'altro canto Vittorio Emanuele III era favorevole alla guerra, perché lui era organico a che cosa? Al Comitato degli Affaristi del Nord, ai quali la guerra serviva. Durante la guerra vennero soppresse le libertà di stampa, venne soppressa la possibilità di fare ogni manifestazione di opposizione. Il governo di Sarandra, il governo dei militaristi, potette fare quello che voleva. Claudio, quello che voleva fu questo: il 100% dei finanziamenti dello Stato italiano, il 100%, non più il 70% o l'80%, ma il 100% delle risorse dello Stato italiano furono tutte deviate sulle industrie del nord-ovest. Quelle industrie napoletane, quelle meravigliose, fantastiche industrie napoletane che stavano sorgendo con grande sforzo, con grande capacità organizzativa, furono abbandonate a se stesse. Non una sola, e su questo io voglio essere smentito, ma non è possibile farlo, non una sola commessa venne data dallo Stato ad una delle industrie. Ma guarda che è capitato anche per le nostre aziende dell'altra data di lavoro, Trasor, Isolia e Alpino, che comunque sotto il regno di Napoli ebbero uno splendore incredibile, che furono poi distrutte, devastate, e poi si ripresero tra il fine 800 e inizio 900. Pure lì ebbero una pagina gloriosa, nello stesso periodo, credo. Non sono certo di questo, però andando a riflettere, credo di sì. E poi ti ripeto, quel fiume di denaro, non ci meravigliamo che gente fedelissima alla corona borbonica dalla sera alla mattina divennero Savoia così all'improvviso, i soldi che uscirono. Lo schema è sempre quello, il fenomeno del trasformismo è sempre esistito a partire dal 1860, ma in questo caso fu gravissimo, perché queste persone piombarono l'Italia in una tragedia. La prima guerra mondiale è stata una tragedia, e quindi risolsero queste industrie del nord-ovest, risolsero il problema, perché con la guerra, con le leggi speciali, con la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, non dovevano rendere più conto a nessuno. Quindi si ripresero, non solo si ripresero quello che già avevano prima, ma si presero proprio tutto. E quindi ottennero, che cosa ottennero? Uno, che lo Stato italiano smettesse di destinare soldi al sud, perché il 100% delle commesse andarono tutte all'industria del nord. Due, ottennero che quelle industrie del sud, che sarebbero diventate di lì a qualche anno un pericolo, fallirono tutte. Una sola industria resistette alla prima guerra mondiale, l'industria Wender. Fallirono tutte. Ora, non solo c'è tutto questo che ti ho detto ora, perché io dico che con la prima guerra mondiale il sud venne trasformato in una colonia, non solo da un punto di vista economico e finanziario, ma anche da un punto di vista umano. Da un punto di vista economico e finanziario, tutto questo significa che il sud diventa una colonia. Se tu destini il 100% delle risorse di uno Stato alle industrie che sono concentrate in un triangolo territoriale, stai trasformando la nazione in due Stati, uno Stato colonizzato. Enrico, non è che diventa una colonia, fallisce il tentativo di far uscire il Sud dallo Stato di colonia. Come dice Nicola, ma c'è il tentativo di far uscire il Sud dalla miseria, Claudio. È quello, perché è diventato colonia nel 1860. Perché, però Zitara dice giustamente, una colonia di una subnazione, che adesso sì, diventiamo di una subcontinente. L'Europa sta facendo la stessa fine. Se tu ci fai caso, l'epicente, tutto quello che accade a Napoli accade poi successivamente. Napoli è stata la prima a pagare, poi l'Italia diventa una subnazione, diventa nazione poi subnazione. Adesso è l'Europa che è diventata un subcontinente, sta facendo la stessa fine, non decide più nulla per se stesso ormai. Sì, questa è la cosa, quindi non è che diventa una colonia, no, il tentativo di emanciparsi dallo stato di colonia fallisce. Diventa ancora più una colonia, diventa una colonia non solo nominalmente ma anche da di fatto. Sì, sì, no, ma poi tu mi insegni che quando tu stai risalendo dal fondo e poi ricadi giù, il tonfo è ancora peggiore.
E poi subentra anche la depressione, La intendiamoci. depressione, poi le ossa, perché tu fai la prima caduta, ma sei ancora energico e quindi sei ammaccato, poi cerchi di risalire, poi fai la seconda caduta, praticamente esci ancora più depresso e più devastato. Sì. E adesso la drammaticità di oggi, caro Enrico, è che non abbiamo nemmeno più la forza, la voglia di risalire. Ma non abbiamo più la forza perché ci è stato tolto tutto. Dopo mi devo ricordare che ti voglio dire una cosa, dopo me lo segno. Senti, ma ti dicevo, il sud viene trasformato veramente, proprio nel vero senso della parola, senza più neanche un minimo di dubbio sul significato del termine, viene trasformato in una colonia anche da un punto di vista umano. Perché? Cosa si fa? Si crea un superstato all'interno dell'Italia, un superstato che è costituito dalle regioni del triangolo industriale, nel quale superstato il nemico non deve entrare neanche morto. Allora cosa si fa? Si crea un muro di carne umana tra il nemico e questo superstato. Questo muro di carne umana, Claudio, sono i ragazzi del meridione. Cioè i giovani meridionali vengono arruolati per andare a fare la carne da macello. I giovani del triangolo, delle regioni del triangolo industriale vengono arruolati per andare a lavorare gratis nelle imprese, nelle industrie. Allora queste industrie non solo arrivano con messe spaventose per costruire le armi, ma hanno pure la manodopera gratis. Cioè, voglio dire, Claudio, questo è l'omicidio perfetto. E Mi purtroppo, compensa. caro Enrico, con la prima guerra mondiale termina, che molti chiamano, soprattutto i massoni, la quarta guerra di indipendenza, perché lì nasce veramente l'unità d'Italia. E il 75% del 700.000 giovani morti per la prima guerra mondiale sono tutti delle nostre terre. Però Sì. purtroppo, soprattutto molti intellettuali napoletani e meridionali, dalla prima guerra mondiale traggono un motivo di propaganda per poter far nascere l'Italia. Infatti, col mito del soldato napoletano, in cui è Mario, in cui pure con la rosa del Piave, soprattutto un soldato innamorato, nasce il mito del soldato italiano. In quel momento nasce veramente l'Italia. Perché tu devi sapere che io con. Cioè, delle persone anziane che adesso non esistono più, che i loro genitori facevano gli ufficiali in quel periodo, dice che quando arrivarono i giovani della Calabria, che avevano avuto comunque dei morti antenati per brigantaggio, addirittura si andavano a imboscare nelle latrine perché non volevano morire per questo paese, per non parlare dei carabinieri che sparavano alle spalle di chi non voleva andarsi a far uccidere nelle trincee. E quindi purtroppo col mito che poi con Napoli milionaria di Eduardo viene fuori, no? Il culto del mito soldato italiano, muore definitivamente il concetto di napoletano e di suddito del regno in una tragedia. E quando vado in giro a vedere i nostri monumenti, vado in giro per i nostri paesi, i monumenti che ricordano i nostri morti, quelli della prima guerra mondiale, sono di una tristezza enorme, che mi fanno rabbia. E i nomi sono ben maggiori di quelli della seconda. Sì. Perciò ho detto che la prima guerra mondiale è stata una tragedia. Ma tu hai anticipato tutto quello che andava detto. Quando io ti dico che i meridionali vengono trasformati in una specie di schiavi del nuovo Stato, è proprio questo. Cioè vengono mandati a morire al fronte. Se non si facevano immolare, venivano sparati alle spalle. Ma peggio ancora, peggio ancora. Quando a Caporetto gli austriaci sfondano, il battaglione che viene mandato contro gli austriaci era il battaglione Catanzaro. Cadorna, L'abbiamo trattato più volte. e Cadorna, tu lo sai, ma lo avete detto anche voi nelle vostre trasmissioni, fece fucilare moltissimi dei giovani per dare l'esempio, perché non si erano fatti ammazzare come si doveva. No, ma Quindi poi quelli. erano stremati, Sì. avevano fatto delle pagine eroiche in quella guerra, non ce la facevano nemmeno più alzare un dito e volevano farli mandare un'altra volta a combattere, ma non perché non volessero, chiedevano soltanto qualche ora di riposo, niente di più. No, ma Cadorna era un sanguinario, Cadorna andrebbe ricordato come un criminale di guerra. Lui introdusse nell'esercito italiano
un degno nipote, del suo nonno che noi ben conosciamo nel 60. Ah sì, no, forse è proprio ancora peggio. Lui introdusse nell'esercito italiano un clima di terrore. I giovani venivano fucilati perché non so, avevano tenuto la sigaretta in bocca mentre da lontano passava un ufficiale, perché magari tenevano una divisa. Furono più di 1000 i giovani fucilati per motivi, almeno ufficialmente, poi probabilmente furono molti di più. Fucilati per motivi di una futilità incredibile. Era andrebbe ricordato come un pazzo sanguinario che sprofondò l'Italia nella guerra, perché lui disse che l'Italia era pronta, che l'Italia poteva. Quindi non era proprio così. Tu hai detto che i morti sono stati quasi 700.000, ma se noi andiamo a guardare dentro a quella cifra, ma noi scopriamo cose che ci fanno veramente raccapricciare. 135.000 lucani, 135.000 giovani della Basilicata. Ma la Basilicata era una terra quasi disabitata. Cioè praticamente si fece anche questo, si andò a distruggere la gioventù di queste terre, che poi avrebbe potuto rappresentare un pericolo. La Sardegna, che pure era un'altra regione quasi disabitata, 65.000 morti in quella cifra che hai detto tu. La Calabria, altra terra quasi disabitata, 65.000. Quindi veramente, e quel 30% che non è del sud, Claudio, sono i Veneti, che all'epoca erano una colonia come noi, né più né meno. E difatti l'emigrazione dal Veneto era qualcosa di enorme. Però appunto loro crearono questo Stato nello Stato. Ora, facciamo un passo indietro. Quando l'Italia decide di entra in guerra con l'Inghilterra e con la Francia. Ma perché non entra in guerra con l'Austria? Era alleata dell'Austria e della Germania, perché a questo benedetto comitato serviva una guerra tragica, drammatica, sul territorio nazionale, perché bisognava che ci fosse veramente un'emergenza nella quale si interveniva senza più rispettare nessuna regola. Se si fosse intervenuti in guerra a fianco della Germania e dell'Austria, e il fronte sarebbe stato lontano, sarebbe stato un fronte lontano dalla realtà di tutti i giorni, immaginato, e quindi non si sarebbe potuto operare con le mani libere come in realtà si fece. Infatti nasce il detto che l'Italia inizia la guerra da una parte e la finisce dall'altra. Sì, quindi, e poi un'altra cosa. Ma si è ripetuto pure lo schema della Porta Pia, no? L'Italia è alleata dalla Francia, l'abbandona per poter invadere lo Stato papalino, no? Beh, diciamo, questa è una cosa che si sa, è una caratteristica dell'Italia, che è una banderuola al vento. Ma credo che ci sia anche qualche altra cosa che non posso dire in questa trasmissione. Sì, cerchiamo di... C'è qualche altra cosa che preferisco non dire. Abbiamo calcato troppo. No, voglio stare tranquillo. Senti, un'altra cosa, Claudio, importantissima. L'Austria, sì, a un certo punto, quando capì che l'Italia voleva entrare in guerra, fece capire all'Italia chiaramente che avrebbe ceduto tutti i territori che l'Italia voleva, compresa l'Istria, compresa Fiume, insomma tutti i territori che l'Italia voleva, pur di avere la neutralità. L'Italia volle entrare ugualmente in guerra, perché all'Italia non interessavano quei territori. L'Italia aveva bisogno della guerra per risolvere i problemi che ti ho detto prima. Se l'Austria avesse ceduto quei territori all'Italia senza una guerra, non ci sarebbe stata l'emergenza nazionale, non ci sarebbe stato tutto quello che ci fu da un punto di vista economico e finanziario. Cioè, questa guerra serviva ai protagonisti, ai personaggi di questo maledetto comitato affaristico, che qualche volta Gramsci chiama anche affaristico massonico. Comunque era questo comitato. L'ha detto Gramsci. E
diciamo, gli serviva la guerra. Che l'Italia è entrata in guerra per motivi di politica interna è una cosa che dicono tutti i libri di storia, è una cosa risaputa. Ma quali sono i veri motivi di politica interna? Le guerre servono per risolvere le crisi economiche. Quella della prima guerra mondiale serviva perché ci stavano molte banche che stavano alla canna del gas per i fallimenti delle ferrovie americane, per le industrie che si erano usate in Italia. Adesso tu ci dai questa lettura che io condivido. E infatti poi la seconda guerra mondiale per risolvere la crisi del 29, la crisi del Golfo per risolvere la crisi del boom degli anni 80, e anche questa guerra, caro Enrico, serve soprattutto per alzare il PIL e risolvere tantissimi problemi economici in tantissime nazioni. Sì, è quello che fa veramente rabbia, che fa nauseare, è il cinismo di queste persone che traggono dei vantaggi dalla guerra. Allora non importa proprio nulla che 700.000 giovani muoiano al fronte, allora non importa nulla, perché poi ci furono anche 700.000. Sono dei numeri per loro. Sono dei numeri. Tieni presente un'altra cosa, Claudio, che nella prima guerra mondiale ci furono anche 600.000 civili morti, eh? Non è che la prima guerra mondiale abbia avuto solo morti militari. E 1.300.000 persone, 1.250.000 persone su 30 milioni, sono una cifra enorme. Cioè l'Italia veramente è stata una tragedia, però a quei signori lì non importava proprio nulla, perché loro cinicamente stavano potenziando le loro industrie. E non ti dimenticare, Claudio, che l'Italia diventa la sesta nazione più industrializzata del mondo nel 1920. Cioè questo salto di qualità che fanno le industrie del nord-ovest nella prima guerra mondiale è un salto di qualità. Il triangolo industriale Genova-Torino-Milano un salto di qualità definitivo. Cioè loro diventano sulla pelle, sul sangue di tutto il resto degli italiani, diventano delle industrie con una struttura internazionale. Ma infatti non è un caso che la chiamano la quarta guerra d'indipendenza, e nasce il 4 novembre la vera festa nazionale, poi perché lì nasce l'Italia come doveva nascere. Io penso che, parlando della prima guerra mondiale, ci sia proprio poco da festeggiare. Io penso che l'Italia farebbe bene a sedere. Infatti siamo l'unico paese che ha quattro feste nazionali. 4 novembre, 25 aprile, 2 giugno e la quarta qual è? È il 17 di marzo. Sì, ma tutti questi festeggiamenti poi nel sentimento popolare non è che trovi. No, riempiono solo le strade di anziani, dei centri anziani con le bandierine e i bambini delle scuole elementari. Sai come si dice a Napoli, andiamo a conclusione, Enrico, perché vedi, non ti tratteni più quando si fanno certe cose. Tu mi dici sempre di stare dentro l'ora, visto a quando siamo arrivati. No, Claudio, ma stasera lo sapevo che sforavamo, perché è troppo importante. Lo sai, come dice a Napoli, il Padre Eterno non paga mai di sabato. E chiudo con una riflessione. Tu hai fatto una riflessione sulla spietatezza di questi uomini che mandano giovani a fare la carne da macello per i loro interessi economici. E noi abbiamo visto finire un regno con un nostro re che, invece di ammazzare i suoi nemici, costringeva i suoi soldati ad andare a nuoto nel Volturno a ripescare i nemici che stavano affogando. Infatti sì. Non è questo, non è un caso parlo di Francesco II di Borbone. Sono due mondi diversi che si contrappongono. Senti, infatti è uno scontro di civiltà. La civiltà è uno scontro di civiltà, assolutamente. Inizia nel 99, 1799, e adesso ancora... Io adesso credo che siamo alla fase finale di questo. Non so chi vincerà, può darsi che vinca. Senti, Claudio, chiudiamo allora dicendo che nel 1900, questo secondo periodo dal 1915 al 1945, è quello che devasta totalmente il sud, senza soluzione di continuità. Il fascismo è un po' un qualcosa che unisce la prima e la seconda guerra mondiale, non rappresenta una soluzione nella continuità di tutto questo. Noi oggi siamo in una situazione, questo volevo dirti prima, di gran lunga incomparabilmente peggiore a quella del 1900. Nel 1900
quando esce il libro di Nitti e Zanardelli e Giolitti saltano sulla sedia perché trovano scandaloso quello che viene accertato, tutti i politici meridionali come pazzi in Parlamento pretendono che si faccia qualcosa per il Sud, il Sud stava molto meglio di oggi. Da tutti i punti di vista, da un punto di vista della produzione industriale, addirittura da un punto di vista del PIL, per quanto il PIL sia un dato molto indicativo, però quando ci sono delle differenze enormi ha la sua importanza. All'epoca, su 100 lire di PIL prodotte da un cittadino del nord, il sud produceva 89 lire di PIL. Era un divario, perciò io uso sempre il termine divario quando parlo di quel periodo. Un divario che si poteva piano piano un poco per volta colmare. Oggi per 100 lire di un cittadino del nord, un cittadino del sud produce 58 lire di PIL. Siamo a 42 lire di differenza. Non solo, ma mentre all'epoca comunque il sud aveva una sua economia basata sui prodotti agricoli, oggi neanche questo abbiamo più. E da un punto di vista della produzione industriale non ne parliamo proprio, i dati sono proprio scaduti. E da un punto di vista delle opere pubbliche, con questo dato qui veramente chiudo, perché veramente è più sconvolgente di tutti. Nitti cosa denunciò? Denunciò che in quei primi 40 fatidici anni lo Stato italiano si era permesso di spendere 800 milioni al nord e appena 600 milioni al sud. C'era una differenza del 25%. La differenza che c'è oggi, Claudio, è superiore al 300%. Cioè, siamo oltre ogni limite immaginabile. Io ho fatto una piccola ricerca per conto mio, estemporanea, utilizzando internet, e mi sono segnato tutte le opere pubbliche che stanno facendo in Italia con il relativo preventivo di spesa. Ebbene, cosa ho accertato? Che tra le prime 10 opere pubbliche più grandi che si stanno facendo in Italia, alcune sono bloccate per motivi giuridici, insomma, comunque sia, tra le prime 10 opere pubbliche, 9 sono al nord e una è al sud. Poi, ovviamente, mi sono fermato, ma avevo preso anche altri dati. Quindi oggi siamo ad una differenza in spesa di opere pubbliche tra il sud e il nord spaventosa. Mentre le opere pubbliche nel sud Italia hanno prodotto dal dopoguerra a oggi alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro, al nord hanno prodotto milioni di posti di lavoro. E la cosa è particolarmente diventata più evidente dopo Tangentopoli. Claudio, abbiamo fatto un discorso lunghissimo, abbiamo toccato tanti di quegli argomenti. Sì. Io voglio solo chiudere dicendoti l'operazione agricoltura, ecco la grandissima operazione Terra dei Fuochi che il tuo collega ha portato avanti per distruggere l'agricoltura dalla nostra terra. E io poi, adesso come vedi, sto facendo passare questa foto dove si vede, come puoi notare, dove si vede una coperta nera che sta sulla Gallia Cisalpina e Gallia Cispadana. Che quella la vera terra dei fuochi, se può chiamare aria dei fuochi, e quindi sì. però non ne parla mai nessuno, e mentre invece hanno usato la terra dei fuochi per distruggere definitivamente la nostra agricoltura. Sì. Vedere delle aziende di Ravenna, non voglio fare nomi, che adesso vendono il proprio prodotto, il proprio sugo in tutta Italia, e sentire la famiglia dice che loro hanno una tradizione del sugo da secoli, mi viene da ridere. Enrico, io ti ringrazio. Noi dovremmo fare una terza puntata sul discorso delle banche, che faremo. Sì. Per adesso ti saluto e ti ringrazio veramente per quello che ci hai dato questa sera. Cioè, mi hai fatto riflettere anche su cose che io diciamo che sapevo, ma, no, ma me l'hai fatte leggere con una chiave diversa, con la tua diversa, e ti ringrazio. Sono io che ringrazio te, perché queste cose vanno dette e non ci sono e noi le abbiamo dette, sperando che molti le ascolteranno. No, ma però
però tu mi dai la possibilità di dirle, e ti posso garantire che queste trasmissioni che facciamo hanno un loro impatto piuttosto, piuttosto importante, perché io poi incontro un sacco di persone che... Non sono inutili, anzi. No, tutt'altro, tutt'altro. Ti auguro una buonissima serata. Salutiamo i nostri ascoltatori e come al solito li ringraziamo per averci seguito. Alla prossima. Grazie.